а нежели Боже ему, Вифлееме иудействе, тай призва волхвы, и пытаваши от них время... Ben ritrovati, cari ascoltatori di Corriere Daily, e buon 2023. Un anno in cui speriamo si concluda l'evento che ha segnato più di ogni altro il 2022, ovvero la guerra scatenata in Ucraina da Vladimir Putin. Proprio due giorni fa, il 7 gennaio, il presidente russo si è fatto riprendere mentre assisteva in solitudine alle celebrazioni del Natale ortodosso. In questo episodio, l'inviato Marco Imarisio ci spiegherà il senso di quell'immagine e che cosa ci può dire sul futuro della Russia e del conflitto in questo 2023 appena iniziato. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di lunedì 9 gennaio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Marco, perché Putin ha voluto farsi riprendere da solo? L'immagine di Putin dentro la chiesa dell'Annunciazione, che è la chiesa all'interno del Cremlino, che celebra in completa solitudine il Natale ortodosso, non rappresenta soltanto la solitudine del capo assoluto, ma è anche un messaggio, come tutte le immagini di Putin che vengono fatte filtrare. Ogni gesto, ogni parola di Putin è frutto di un meccanismo di propaganda che vuole veicolare un messaggio. In questo caso il messaggio è: io sono il responsabile di quello che stiamo facendo, io e io solo. È un'assunzione di responsabilità. Chi l'ha dipinta come l'immagine di una solitudine umana, secondo me, non è pienamente addentro le dinamiche della Russia. Se dovessimo dirlo con le parole degli odiati americani, degli odiati occidentali, è il commander in chief. Perché questo messaggio arriva adesso? Pochi giorni fa, un ambasciatore di un'importante potenza straniera, appena rientrato da Mosca, ci raccontava l'incredibile procedura alla quale ancora oggi deve sottostare chi vuole avere un contatto fisico con Putin. Stiamo parlando di quarantena di una quindicina di giorni, test PCR ogni singolo giorno, una serie di questionari che si risolvono in interrogatori, una procedura alquanto complicata. Putin è un uomo isolato, per sua scelta, che decide da solo. E questo è quello che veicola questo messaggio della foto nella chiesa dell'Annunciazione. Perché lo fa ora e in questo momento, che era la tua domanda? Perché il momento è complicato. Che cosa in particolare lo rende complicato? Leggiamo dal fronte, dalla stampa e dai nostri colleghi che stanno in Ucraina come questa sia diventata oramai una guerra di attrito. Se fosse tennis o se fosse un incontro di box, diremmo con una vittoria al momento ai punti dell'Ucraina, che lentamente sta progredendo, c'è un fronte critico del Donbass. Neppure la possente macchina della propaganda di Stato russa, delle televisioni. Ricordiamoci che noi viviamo in un mondo iperconnesso, la Russia non è iperconnessa, la Russia non è Mosca, non è San Pietroburgo, non è Kazan, cioè le città da milioni di abitanti. La Russia è un enorme paese che va dalla Scandinavia a Magadan, al confine con il Giappone, dove c'è campagna, campagna, campagna. L'unico vero strumento di comunicazione è la televisione e la propaganda russa è dominata dalla televisione. Ecco, neppure la propaganda filtrata dalla televisione riesce a nascondere questo impasse. Le cose non sono andate come previsto. Con quali conseguenze? Gli avverbi casualmente o spontaneamente in russo erano tra i più usati del gergo sovietico, ma sono ancora oggi usati nella lingua russa, utilizzati con una valenza negativa. Cioè, le cose che accadono per caso, che non vanno secondo i piani, non possono mai essere buone cose. E l'operazione militare speciale in Ucraina non è andata secondo i piani. E questo è chiaro fin dall'aprile-maggio scorso, da quando questa guerra è diventata uno scontro quasi alla pari. Ecco, la Russia ha dimostrato di non avere un piano B. Questo alcuni analisti, certamente non ostili al Cremlino, penso a Sergei Markov, che noi abbiamo intervistato più volte, ex consigliere per la politica estera dal 2011 al 2019 di Vladimir Putin, consigliere personale, Sergei Markov ripete spesso che c'è un prima e un dopo. E anche nell'articolo pubblicato ieri, Markov mi diceva: quando questa guerra verrà sottoposta al giudizio degli storici, si capirà quanto le informazioni sbagliate fornite al Cremlino da parte dell'FSB, dell'ex KGB, dei servizi segreti, che avevano fondamentalmente pronosticato una passeggiata trionfale fino a Kiev, il peso che hanno avuto sulle vicende successive. Da allora non oso dire che il Cremlino viaggia a fari spenti.
ma da allora c'è una strategia del giorno per giorno. Questo che cosa può significare? Che viene testato lo spettro di ogni possibile soluzione. E questo spiega anche la discordanza delle voci. Noi abbiamo singole voci, ma anche voci dello stesso presidente russo, che aprono in maniera quasi plateale ai negoziati di pace, e al tempo stesso abbiamo alla destra di queste voci, all'estrema destra se vogliamo di queste voci, voci di segno completamente opposto. Il fronte bellicista, partito della guerra, è molto forte in Russia e necessita di una copertura. È anche la voce più udibile nella propaganda russa. Cioè, gli ultranazionalisti hanno un peso importante. Questo spettro, dal negoziato alla guerra totale, dimostra che Mosca è in una posizione di attesa. Vediamo che cosa succede e prendiamo quello che viene. Sono due ipotesi estreme che potrebbero essere praticate entrambi in questi mesi, con una certa disinvoltura, così come è disinvolta abbastanza la comunicazione del Cremlino in questo periodo. Putin, nelle sue ultime uscite pubbliche, alterna la consueta sua personale interpretazione della storia dei rapporti tra Russia e Ucraina e tra Russia e Occidente a evidenti aperture per negoziati di pace. Ovvio, negoziati di pace sulla base russa. La base russa, lo ha detto Putin nel suo ultimo discorso, prevede l'intangibilità dei confini russi. Ovviamente i confini russi, secondo Putin, comprendono la Crimea e le quattro regioni annesse col finto referendum del settembre 2022. Con questi presupposti, però, ogni negoziato è impossibile. Quindi la guerra si potrebbe trascinare ancora a lungo. A quel punto, quale potrebbe essere la reazione della società russa alla quale accennavi prima? Usiamo i social come bussola, ma i social non rappresentano certo la società russa nella sua interezza. I social, Twitter, Instagram, così, appartengono a un ceto abbastanza alto della popolazione. Diciamo metropolitano se ci riferiamo alla Russia. La Russia non è quella cosa lì. Sono appena usciti i nuovi sondaggi del Levada Center. Levada Center è l'unico centro di sondaggi indipendente, e lo metto tra virgolette, rimasto in Russia, il quale dice che il sostegno all'operazione militare speciale è ancora alto, con alcune postille, ovvero c'è un sostegno ancora alto, ma è un sostegno senza entusiasmo. È ancora legato all'immagine dello zar, del capo supremo. E ricordiamoci che Putin sa bene che lo zar, l'uomo forte, l'uomo che decide, è la chiave fondamentale del suo potere. Putin, con quella foto lì, vuole dire: io sono qui per tutelare la Russia. C'è la consapevolezza, questa adesione, questo consenso senza entusiasmo, come lo definisce il Levada Center, di essersi infilati in un vicolo cieco. Ma al tempo stesso c'è una sorta di acquiescenza alla scelta, probabilmente sbagliata, e questo è il sentiment della popolazione russa, del capo. Ci siamo con te, senza entusiasmo. E Putin come pensa di gestire questo stato d'animo? Putin queste cose le sa bene, perché Putin è davvero l'uomo sovietico e l'uomo russo al 100%. In questo momento l'unico punto di superiorità dell'esercito russo rispetto a quello ucraino sta nei numeri. Mentre all'inizio dell'operazione militare speciale l'obiettivo era circoscrivere, è qualcosa che stiamo facendo in Ucraina, lontano da casa nostra, non riguarda voi, con gli effettivi dell'esercito. La mobilitazione parziale ha cominciato a cambiare questo sentimento, a introdurre una nota, se non di dissenso, di sconcerto. E quindi Putin usa la mobilitazione parziale con grande spregiudicatezza, ma al tempo stesso con molta attenzione, per esempio inviando persone al fronte dalle regioni più remote, laddove le proteste eventuali e il dolore delle madri giungono molto più attutiti e vengono ovviamente smorzati dalla propaganda televisiva. In questo senso sbaglia chi pensa che ci sarà a breve una sollevazione popolare contro Vladimir Putin. Eppure questa è un'ipotesi di cui si parla periodicamente in Occidente. Come stanno davvero le cose? Mi ricordo una domenica di marzo, davanti al teatro Bolshoi, che era stato designato come punto di ritrovo di un'eventuale manifestazione di protesta molto leggera. Ragazzi universitari che gridavano no alla guerra. Ecco, gli OMON,
reparti speciali della polizia che portavano via questi ragazzi che facevano un sit-in, li portavano via tra due ali di folla che erano i turisti in visita domenicale a Mosca che applaudivano. Ecco, quindi chi confida in una sollevazione popolare deve fare i conti con i tempi lunghi imposti dalla storia. Ma al tempo stesso Putin sa che non può tirare troppo la corda, perché nonostante la propaganda di Stato, il segno che le cose non stanno andando secondo i piani, appunto, come dicevamo prima, sono sempre più evidenti. Grazie Marco Imarisio. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.